Da Palazzo Chigi giunge un sospiro di sollievo. La trappola del referendum sulle trivelle non ha funzionato, la coalizione trasversale ne esce sconfitta e la strategia dell'astensione si è rivelata vincente. Il premier Renzi si gode il risultato delle urne, ma non senza preoccupazioni. Il fronte popolare anti-trivelle, seppur trasversale, ottiene oltre 13 milioni di voti, non pochi, e superiori a quelli presi da Renzi nelle elezioni europee del 2014, quando il Partito Democratico superò il 40%. E quella di certo fu una vittoria del premier segretario. Questa sul referendum invece si potrebbe trasformare nella più classica vittoria di Pirro. Diventa infatti sempre più profonda la spaccatura interna al PD, alimentata anche dalle prese in giro su Twitter del deputato renziano Carbone, che saluta con un irriverente ciaone tutti quelli che sono andati a votare, mentre il governatore della Puglia Michele Emiliano, leader dello schieramento contro le trivelle, ottiene comunque un successo personale che lo candida di fatto a capo del fronte antirenziano. Dopo il referendum la battaglia sarà sulle piattaforme esaurite, promette al nostro microfono il governatore pugliese, mentre il comitato per il sì annuncia ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico. La partita dunque tutt'altro che chiusa. Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere anche l'abolizione del quorum nel referendum abrogativo, in modo da poter dare maggiore libertà alla voce dei cittadini. Ma sarò contento di andare a votare per un referendum davvero quando non esisterà più il quorum per il referendum, cioè quando chi sta a casa non è più importante di chi va a votare.